Oggi nella cucina della redazione di Cook prepariamo la pasta mischiata con zucca. Per farlo avremo bisogno di 320 g di pasta mista, 300 g di zucca napoletana pulita, 250 g di funghi champignon, 2 spicchi d'aglio, un mazzetto di prezzemolo, un piccolo peperoncino piccante, 4 cucchiai di semi di zucca, olio extravergine d'oliva, fior di sale. Per cominciare la nostra ricetta tagliamo la zucca a cubetti. Cerchiamo di fare dei cubetti tutti uguali, in modo che possa cuocersi in maniera uniforme. Quello che mi piace di questa ricetta è che posso utilizzare una pentola sola e questo mi permette di risparmiare energia, l'acqua in cui avrei dovuto cuocere la pasta e anche tempo. La nostra zucca è pronta e ora tagliamo i funghi a fettine. Eliminiamo le parti non edibili. Cerchiamo anche qua di avere fettine tutte più o meno dello stesso spessore. Preparati i funghi, ci dedichiamo al soffritto. Prendiamo l'aglio e lo schiacciamo. Eliminiamo la buccia. Perfetto. Mettiamo ora il nostro aglio nella pentola e aggiungiamo un filo d'olio. Aggiungiamo un peperoncino piccante e lasciamo soffriggere. Aggiungiamo ora i funghi e mescoliamo. Aggiungiamo un altro filo d'olio in modo che i nostri funghi soffriggano per bene. Attendiamo qualche minuto e aggiungiamo la zucca. E mescoliamo. Aggiungiamo un pizzico di sale in modo che la zucca rilasci un po' della sua acqua. Diamo l'ultima mescolata e poi lasciamo cuocere qualche minuto. Prepariamo ora la pasta. In questa ricetta possiamo utilizzare diversi tipi di pasta mescolati insieme. La pasta mischiata è tipica della tradizione italiana. Inoltre può aiutarci perché spesso rimangono in dispensa dei fondi di pasta e noi possiamo mescolarli e preparare questa ricetta. Potete unire anche la pasta lunga semplicemente spezzettandola con le mani. La pasta è pronta per essere versata nella pentola. Andiamo a mescolare in modo da amalgamare la pasta col condimento. Lasciamo tostare la pasta giusto un minuto con il condimento. Finito di tostare la pasta, aggiungiamo acqua calda a più riprese per risottarla. E lasciamo che la pasta assorba l'acqua prima di aggiungerne altra. Chiudiamo con il coperchio e controlliamo ogni 3 minuti circa. A fine cottura aggiustiamo di sale. Ancora un minuto e la pasta è pronta. Serviamo la nostra pasta guarnendola poi con semi di zucca tostati e prezzemolo tritato.